Gesù che è via, verità e vita, sia con tutti voi. La parola di Dio che procede dalla stessa verità suprema e alla verità conduce, è sempre viva ed efficace. Essa si diffonde e risplende non solo attraverso la predicazione, ma anche attraverso l'attività librale e ogni forma di comunicazione sociale. Dio infatti suscita nel cuore degli uomini il desiderio di fissare nei libri e in altri mezzi o strumenti il frutto della ricerca umana per condurre l'uomo alla scoperta della verità, che primariamente si trova nei libri della Sacra Scrittura, divinamente ispirati. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Questa biblioteca comunale a Giancarlo Siani, un giornalista del Mattino assassinato brutalmente dalla camorra 24 anni fa. Io prima di iniziare, nel momento che oggi è una giornata di lutto nazionale per i funerali delle vittime dell'ubriacaggio di Messina, vi inviterei a un minuto di raccoglimento, insomma, il loro onore. Grazie. Bene, grazie. Io mi presento, sono Marilena Mincione, sono una giornalista, collaboro anche con il Corriere del Mezzogiorno. Io partirei insomma raccontandovi un po' il senso di questa iniziativa e come ha preso avvio. È allo scorso luglio quando io e i colleghi Marilu e Franco Musto abbiamo chiesto al sindaco di Trento Larocenta di dedicare a Giancarlo Siani un luogo pubblico. Una biblioteca non è soltanto un luogo fisicamente importante, ma anche un luogo fortemente simbolico. E Giancarlo Siani è diventato ormai un simbolo, il simbolo non solo della lotta alla camorra, ma un simbolo anche di chi fa bene il proprio lavoro. I ragazzi delle scuole superiori, delle elementari, che però oggi non ci sono, li aspettavamo tutti, c'è solo un rappresentante di un istituto diciamo scolastico e questo insomma è un grosso rammarico. Per il resto ringrazio tutti e passo la parola a mio zio. Questo significa che a Trento c'è cultura, c'è gente che vuole la legalità, c'è gente che si alza la mattina, c'è gente che lavora, c'è gente, la gente di Trento, di Casal di Principe, di Villa Viterna, non è gente di Casale, di Casalese, è gente che lavora, è gente che mostra i muscoli, mostra la potenzialità, la professionalità. E il giornalista è l'occhio sul territorio. Con lui poi chiaramente abbiamo lavorato nei mesi successivi. Noi tutti i giorni stavamo lì a Torre Annunziata, noi ci andavamo come inviati, eravamo privilegiati. Pensando a Giancarlo Siani, ieri ho sentito una bella frase riferita a Ilaria Alpi, che anche lei lottava per la verità, e a un capitano che si occupava delle navi affondate nel Tirreno, De Grazia. Una bella frase è stata detta ieri a Blumenthal: chi ricerca la verità non muore mai. Io aggiungerei se c'è qualcuno che però prende la sua strada. Attenzione, io non ho paura dell'utilizzatore finale o della televisione, io ho paura delle persone che invece dicono sempre sì, perché neanche in una riunione di condominio sono tutti d'accordo. È strepitoso, è impressionante vedere tutti d'accordo, che si possa andare con la penna a dire guarda non sono d'accordo, poi si può anche sbagliare, non è che noi abbiamo il vero. Intitolare al giornalista Siani la biblioteca comunale nasceva dalla volontà, perché era un luogo deputato alla conoscenza, quindi la conoscenza, la verità, l'impegno, ed è nata questa bella iniziativa. Quindi consentite veramente di cuore di ringraziare Franco Musto, Mincione e Marilu Musto per questa bellissima occasione che ci hanno regalato. E
Abbiamo voluto intitolare la biblioteca perché, ripeto, anche se dopo tanto tempo il nome di Giancarlo Siani sta proprio per il modo in cui è stato ucciso. Questo sangue versato nella città di Napoli di un giovane cronista ha regalato, in questo modo così efferato, ha regalato però a Siani il dono dell'immortalità. Oramai è qualcosa che appartiene alle regioni, alla civiltà di questa terra. Però per far sì che ci sia in Italia una stampa libera, questo paese deve restare libero, e per restare libero e liberare questa terra da queste offese che quotidianamente è costretto a subire, dobbiamo essere tutti uniti, e non solo in questo tipo di manifestazioni, ma ognuno di noi sui luoghi di lavoro, nel nostro essere istituzioni, nel nostro essere professionisti, nel nostro essere lavoratori, dobbiamo testimoniare sempre di più con forza il bisogno di legalità, pure per onorare in modo forte, non solo simbolico, la memoria di Giancarlo Siani. Grazie. Ma per libertà si intende raccontare tutto, la vita privata di un essere umano, fargli la radiografia, oppure c'è un'etica professionale che ci impone ad un certo punto di fermarci? E qua è il problema. Ad un magistrato noi possiamo chiedere la notte dove va a dormire? Ecco, questo è il problema. È un problema di etica e soprattutto di serietà professionale. Ma se noi iniziamo anche con quel venticello che è la calunnia in qualche trasmissione televisiva a mettere in dubbio e in discussione i pilastri fondamentali della nostra società, che sono le forze dell'ordine, mi riferisco a guardie di finanza, a carabinieri, a servizi segreti, a polizia di Stato, ma quale possibilità possiamo dare noi alle giovani generazioni di credere nelle istituzioni quando noi iniziamo un'azione di delegittimazione delle istituzioni, seppur con quel venticello calunnioso che si insinua piano piano nelle famiglie? Abbiamo poi la capacità di rapportarci alle idee di Giancarlo Siani? E questa è una serie di interrogativi che io pongo a coloro i quali hanno responsabilità e capacità professionali diverse dalla mia. Libertà di stampa semplicemente significa avere la possibilità di scrivere quello che uno pensa senza avere il timore di qualsiasi tipo di ritorsione, qualsiasi, di non poter dormire la sera tranquillo perché magari c'è qualche paura di aver toccato qualcuno, perché anche solo questo, non voglio andare a finire delle minacce che pure ci sono e sono pesantissime, anche soltanto il fatto di dire: ma se io scrivo questo poi do fastidio, per cui potrei avere difficoltà poi a continuare nella mia carriera o addirittura essere assunti, parliamo dei precari, Giancarlo Siani era un precario, oppure non ti promuovono perché hai scritto, tante altre varianti ci sono, ma tutte poi combinate in questo, cioè non essere liberi di scrivere quello che uno pensa, anche se lo pensa e il pensiero è diversissimo dal mio, deve avere la possibilità di esprimerlo, perché deve esserci la possibilità di confrontarci noi giornalisti e di confrontarsi l'opinione pubblica su quello che viene scritto sui giornali. Se manca questo, manca l'essenza della convivenza civile. Io temo che oggi ci sia nuovamente in pericolo non tanto la libertà di stampa in generale, sarebbe eccessivo, sbagliato, fuorviante, è a rischio la capacità e la possibilità di scrivere quello che c'è nella testa di ciascuno di noi, destra, sinistra, sopra, sotto, senza avere il retropensiero di poterne avere delle conseguenze. Questo purtroppo c'è, lo dico da uno che lavora nella RAI da 28 anni e ho detto tutto, non chiudo questo capitolo RAI perché sennò si potrebbe andare avanti per delle ore. Io credo che ricordare Giancarlo Siani significhi anche questo, ricordare che oggi, nell'attualità, come ci ha ricordato adesso il collega che ha più anni di me e più esperienza soprattutto di me, perché noi ci basiamo non sull'età anagrafica ma sull'esperienza, oggi l'importanza di poterci confrontare e di parlare di Giancarlo significa guardare il futuro e guardare le persone giovani, le persone precarie che si affacciano a questo lavoro. E vorrei qui dire che allora noi dobbiamo essere più lungimiranti.